Salve ragazzi e bentornati in un nuovo vlog. Oggi vi racconto del nostro viaggio a Karpathos, una splendida isola greca. Siamo partiti dall'aeroporto di Bologna su un volo Neos, sul quale devo dire ci siamo trovati molto bene, e siamo arrivati dopo circa 2 ore e 30 sull'isola in un caldo pomeriggio estivo. Ebbene sì, siamo arrivati a Karpathos, l'isola greca che ci ospiterà per tutta la settimana. Questo rumore che sentite è Riccardo, il marocchino che si fa la doccia. E comunque niente, l'albergo è semplice ma molto carino. Siamo arrivati a metà pomeriggio e il tempo è splendido. Ovviamente abbiamo noleggiato il nostro motorino e abbiamo anche messo i piedi in acqua perché siamo andati in una spiaggettina qui vicino, non potevamo resistere. Adesso ci prepariamo. Intanto Riccardo canta, ci prepariamo per la sera e poi cominciamo a esplorare la zona e poi per tutta la settimana esploreremo un po' tutta l'isola, insomma, quello che è possibile. Dopo aver noleggiato il motorino abbiamo fatto un aperitivo e poi siamo andati a dare una prima occhiata al mare. E poi appunto siamo andati a cena e abbiamo cominciato a visitare il piccolo paese che ci ha ospitato per tutta la vacanza e che si chiama appunto Karpathos. Buongiorno! Ci siamo un pochino persi. No, perché dici così? Karpathos è un'isola prevalentemente montagnosa, quindi non è raro ritrovarsi in paesaggi come questo. Comunque, dopo un primo tentativo di orientarci all'interno dell'isola, siamo finalmente arrivati ad una splendida spiaggia che si chiama Kira Panagia, nella quale abbiamo fatto il nostro primo vero bagno dell'estate. Viaggio per un'altra spiaggia, ci siamo imbattuti nel ristorante Poseidon, creato da una chef vincitrice di MasterChef Grecia, e quindi non potevamo non mangiare lì. E tra parentesi, abbiamo mangiato benissimo, oltre che davanti a un bellissimo panorama e in un ristorante davvero davvero carino. Di qualcosa ai miei follower, tutti vogliono conoscerti. Lui si chiama Riccardo. State sbagliando tutto. Tifa per una squadra che non ci piace, ma vabbè, scusa babbo. Non dovete seguire lei, dovete seguire la massa. No, massa il pilota, la massa. Scusa babbo, si è sposato uno juventino. Cin cin. La gita all'isola di Saria si è rivelata veramente la chicca della vacanza. Praticamente con una nave siamo arrivati in quest'isola che si trova sopra Karpathos e che è totalmente disabitata. Anzi, vi abitano soltanto delle caprette.
abbiamo fatto un'escursione verso la cima della montagna dell'isola per vedere le case dei pirati e visitare una piccola chiesa greca. Ma in realtà quello che insomma mi è piaciuto di più ovviamente era non soltanto il paesaggio intorno a noi, ma la splendida vista dalla cima della montagna. Successivo abbiamo trovato quasi per caso una splendida spiaggia chiamata Aciata, nella quale alla fine siamo rimasti tutto il giorno. Non c'era linea per il cellulare e quindi è stata una giornata totalmente libera dai social e durante la quale praticamente siamo stati quasi sempre sott'acqua. Eravamo quasi sempre nel paese di Karpathos e poi facevamo la nostra passeggiata quotidiana tra bancarelle e negozietti acquistando innumerevoli souvenir. Insomma, la vista, lo vedete, è molto romantica. Il giorno successivo siamo andati alla spiaggia di Apella, ma nel pomeriggio eravamo stanchi e abbiamo deciso di tornare in albergo e goderci un pomeriggio rilassante in piscina. Ho chiesto al marinaio di riprendermi mentre leggevo per il blog, però ragazzi non mi riesce a fare le cose per finta, lo vedete anche da voi. È un piccolo paese costruito sulle pendici del monte. L'abbiamo visitato una sera sperando di trovare modo di mangiare lì o di fare un po' di shopping, ma in realtà ci sono soltanto case e appartamenti. In compenso ci siamo goduti una bella vista e un meraviglioso tramonto. Salve, buongiorno. Allora, questo vlog non è molto parlato, ma in realtà penso che le immagini parlino da sole. Niente, oggi è mercoledì, quindi abbiamo ancora davanti una piccola parte della nostra vacanza. Volevo farvi vedere, praticamente questa è la nostra cartina di Karpathos, perché ho scoperto, appunto, si dice Karpathos, non Karpathos. È un po' rovinata, vabbè, non so se si vede dalla telecamera, comunque a forza di piegarla e metterla nello zaino. Comunque noi abbiamo fatto principalmente questa parte qui dell'isola, quindi noi siamo qui con l'albergo che è il centro principale dell'isola, scusate, e qui ci sono tantissime spiagge. Non abbiamo visto questa parte che dice essere molto bella soprattutto per il tramonto, perché abbiamo un po' di problemi con il nostro mezzo di trasporto, che è un cinquantino, come vi ho detto, come ho detto sicuramente all'inizio del vlog. Non potevamo prendere altro, nel senso che non abbiamo le patenti per motori più grandi, e allo stesso tempo non volevamo prendere la macchina perché
di solito ci sono tanti problemi con i parcheggi, soprattutto poi la macchina è proprio calda, noi preferiamo muoverci all'aria aperta, e poi il motorino per l'appunto nelle spiagge più affollate si trova sempre posto, quindi abbiamo un po' di problemi perché le strade sono molto, vanno tutte verso l'alto e poi verso il basso perché la parte centrale dell'isola è fatta di montagne, quindi insomma nelle parti in salita il motorino veramente non va, cioè verrebbe quasi da mettere i piedi giù e spingerci. Comunque niente, per l'appunto, quindi questa parte non so se vedremo qualcosa. Fatto sta che le spiagge su questo lato sono anche quelle più famose, quelle più belle, e siamo comunque contenti oggi, quindi ci spostiamo e andiamo un po' verso la parte un po' più sud, a sud di dove siamo noi, perché ci sono delle spiagge che ci hanno consigliato che sono molto belle. Ogni spiaggia che abbiamo toccato abbiamo fatto il bagno, ovviamente, perché non è possibile non tuffarsi subito in acqua. E niente, quindi questo era il mio aggiornamento di un po' oltre la metà della vacanza, e niente, io adesso vado a prepararmi perché c'è il Martino che mi aspetta e ripartiamo per una nuova avventura. Diakoftis, detta spiaggia caraibica per i colori dell'acqua, le immagini parlano da sole. Inoltre c'erano un'infinità di pesci, quindi i nostri bagni sono stati meravigliosi. Siamo stati tutto il giorno in questa spiaggia perché veramente raramente ho visto qualcosa di più bello. Al penultimo giorno di vacanze abbiamo deciso di passarlo in una spiaggia vicino all'albergo, e lì nel paese appunto c'era anche questa specie di teatro, diciamo, dove io ho improvvisato il balletto del musical Sister Act, perché lo sapete, io quando vedo un palcoscenico non posso star ferma. Come? Vedete l'ombra? Ricca, ultimo giorno. Sei contento? Sei triste? Sei un po' triste, un po' contento, perché rivediamo il canino. Un'ultima giratina in paese prima di riprendere l'aereo e tornare a casa. Ciao Carpatos, è stata una vacanza meravigliosa.